Oggi mi sento molto meglio rispetto a ieri. Cioè, ieri ho giocato un po' male, ma mi sentivo confident. Allora, Ione Ari. No, Ari Pantheon Blitzcranks. Contro Karthus non giocare Blitzcrank, giocare più Alistar. Con Jhin preferisco Alistar di Blitzcrank. Contro Vayne non mi piace per niente Alistar perché ci counterano. Però anche è anche vero che è top lane. Inoltre, Alistar spesso chiama anche Rakan. Quindi, secondo me, Alistar è il più forte. Però penso che possiamo prendere tranquillamente il top lane visto che è Vayne top. Let's go, Ski! Allora, c'hanno... Minchia, Xayah midlane, Vayne top, Karthus, Mokai bot. Una draft veramente Ciao incredibile. Paolo. Allora, saltiamo di W, sicuramente... Alistar è fortissimo contro Karthus. Abbiamo un bel pick anche perché la nostra squadra serve tantissimo frontlane, non la vediamo. Ci countera forse un po' Vayne. Ho saltato di W. Questa Q che mi ha fatto Karthus, secondo me non è grave. Perché comunque ci curiamo tantissimo. Vabbè, abbiamo come giusto che sia la priorità di push. La domanda che mi vorrei porre è se li possiamo uccidere inseccando Karthus. Ma la risposta credo sia un no. Possiamo andare a gankare midlane, ma sembra molto improbabile. Tanto lui pusherà verso di noi e lui può giocare passivo. Andiamo a guardare deep qui. No, non è gankabile. Vabbè, ci accontentiamo. Abbiamo preso l'informazione del loro jungler. Non è roba da poco. Allora, sappiamo che il loro jungler è appunto botside. Anche il nostro è del botside, quindi volendo si potrebbe giocare. Devi sempre fare questa domanda: il 3v3 lo vinci? Non è fattibile. Noi vediamo dov'è il loro jungler. Buonissimo, buonissimo. La wave è anche perfetta, 3 per 1. Ho sbagliato a usare l'Exo su Jarvan, ma ci accontentiamo. La wave qui mi sa che ci conviene frizzarla, perché se no si schianta. La sfoltisco pure un pochino, perché... Volevo pensare a suicidarmi, ma ci mettevo troppo tempo. Karthus non ci stoppa, non arriva in tempo. Grazie a questo freeze che ho fatto, loro hanno perso davvero tanto farm. E soprattutto G non ne ha perso. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è, possiamo ingaggiare? E per rispondere a questa domanda devi pensare sempre, 2v2 vinciamo? Pensi sì, abbiamo un vantaggio di oggetti. E poi l'altra domanda è... È il jungle nemico è botlane? Allora, non è un brutto trade, ma la mia speranza era quella di spingere sotto torre. Forse potevo giocarla meglio. Potevo fare prima W prima della Q. Non sono sicuro, ma credo di sì. Spottiamo Jarvan, possibile Drake, visto che hanno aprito a bot. Abbiamo visto Maokai. Qui, visto che non c'è l'amico... non possiamo farlo. Ho attaccato i minion in questo caso per indirizzare il lag di quei minion, perché non volevo che Jhin perdesse troppa vita. Allora, ha il 6 adesso, quindi non so quanto ci convenga ingaggiarlo. Mi si è buggato l'Hexflash, rischiate di morire. Secondo me si può provare a uccidere. Lui leva molto danno, io ho l'Exospero. Ma più che altro, sai, dovremmo giocare, sai su chi? Su Maokai. Domanda è, devo aspettare il mio 6? Questo è un trade vinto, infatti. Al prossimo trade quello può morire. E non muore di ulti. Bene. Allora, ci potrebbe tranquillamente essere Jarvan qui, ma avendo noi la ulti non dovremmo avere paura. Va bene. Anche se... Ah no, se ult... Sì, non muoio anche se ult. Warp il flash di Maokai per la mia ultimate. Almeno da un punto di vista di cooldown. Poteva finire meglio, secondo me.
Volevo l'assist, ma ero convinto che l'avrei scammata. Quindi mi sono trattenuto all'utilizzare la beta. Ci dovrebbe essere anche Jarvan qua. Accontentiamoci. Ho messo una Q strana. Bene, ricaricabile è molto forte se i nemici hanno POC. Fanno tutti sempre Warmog su Alistar. Io contro Karthus gioco Locket. Non mi ha fatto nulla quello che dicono i pro player, perché ottiene veramente un valore della madonna. Inoltre prendere Magic Assistance contro 2 AP mi piaceva tantissimo come scelta. Ed è anche secondo me il motivo per cui non siamo morti early game. E giochiamo per bot, si può divare. Di base uno non vuole giocare nel momento in cui il tuo jungle è dalla top sulla mappa. Allora andiamo a prendere informazione deep. E siamo portati qui, c'è Karthus e lo deviamo. Karthus dovrebbe spottare quel cespuglio con la Q e dopodiché deviamo. Purtroppo no, ma gli ha chiaramente messo ansia, infatti ha spottato. Ci dobbiamo accontentare. Wow. Bravo. Il bot l'hanno perso. Anche se arriva Jarvan non è un problema. C'è da dire che siamo molto basso di vita. Se fa la combo lo stoppiamo. Lo spingo via. Se ulta, ulto sull'exhaust. Potrebbe flashare l'amico, come si chiama? Jarvan. Doggio. Non mi avvicino perché mi ammazza. Bene. Let's go! Allora, non l'ho giocata perfettamente da un punto di vista meccanico, ma nemmeno male, quindi sono contento. Alistar è davvero grande gioia. Poi è un pick davvero solidissimo. Questo è sbagliato, sicuramente. Questo è corretto. Non voglio che facciano il Drake. Go annoy them. We can't give up the... Sarebbe abbastanza grave se loro prendessero il drago. Considerato quanto sono behind. L'idea è quella di spingere oltre il muro. Doveva resettarsi il drago, ma non si è resettato. No. Ok, l'abbiamo fatto resettare, perfetto. Jarvan dice, loro giocano per Araldo, io provo a rubarmi il drago da behind. Io dico, col cazzo che ti rubi il drago. Non sei in condizione di fare una roba così buona. Quindi, semplicemente, annoiamo. Eravamo anche disposti a fightare, se necessario. Abbiamo preso la torre top lane, abbiamo l'Araldo, abbiamo il drago. Forse qui potevo evitare di fare la combo, ma non è grave. Recolliamo perché ci abbiamo Locket in base. Quello potrebbe morire, ma è sbagliato giocare per il semplice fatto che... non c'è nulla di utile da prendere. Sono tutti topside probabilmente. Noi siamo, ripeto. Allora, mettiamo l'Araldo bot. Sono tutti top, abbiamo l'informazione. Sfruttiamo l'informazione per prendere vantaggio. Quasi Araldo bot lane. Lui preferisce fare la gisata lo premia pure. Ma nemmeno troppo. L'idea è sicuramente andare a mettere... Ok, l'ho tankato. Perfetto. Non capisco perché non abbia messo il cazzo di... Sto più tankando io. Ah, si è deciso a mettere il cazzo di Araldo. Adesso fa... Perfetto. Se usavo più buco su Vayne, procchiamo come si chiama. Quella merda. Allora, non credo che mi abbia venduto. Io non muoio comunque. Mettiamo la cespuglio più tempo possibile. Abbiamo l'exhaust. Ah, oh, ho sbagliato. Ma non è grave. Ho l'exhaust appena comberà. Oh, ah, ma io l'ho stoppato! Un errore che ci costa? Mi sa che muore lui, sì. Ah, mannaggia mia. Dovrebbe essere Jarvan. Godo. It's me and you!
qui stiamo forzando chiaramente la giocata, ma è corretto. Perché noi siamo molto più forti di loro. Abbiamo il Locket che verrà utilizzato per la ulti di signor Karthus. Sarebbe bello avere qualcuno vicino quando ulta, ma non userò il Locket solamente per me, mi sembra greedy. La colla è il drago, non è Baron, perché ci vuole troppo tempo a fare il Baron. Facciamo drago, noi non aiuteremo per il drago. Iniziamo subito a setappare Vision per il Drake. Questo sembra che ci metta leggermente off tempo, ma non è così, perché possiamo wardare, recollare e tornare con una nuova wave di wards per l'obiettivo. Quindi quando Maokai andrà a levare le ward, io sarò già ritornato alla base in tempo con i miei compagni. Questo Tristana dovrebbe vincere perché c'ha la ultimate. Auto ulti l'ammazza. Prima poteva anche andare tranquillamente più bulla. Allora, potevo pensare di aiutare Tristana. Penso che Tristana ci perde il game, quindi qui non dobbiamo andare. Non si gioca mai per i più scarsi. E so quello che mi stai per dire, ma a Silver sono tutti scarsi. Ma c'è comunque un più forte anche a Silver. Allora, pinchiamo qua perché non si sa mai. Andiamo a tankare. Abbiamo per i Tammid e top. È vero che è morto il top lane, ma è morto anche l'oro. Abbiamo portato a casa questa cosa, anche frutto del fatto che avevamo un'ottima vision che gli è impedito di entrare semplicemente. Questo è pericoloso perché da lato Jarvan può arrivare insieme a Maokai Ultimate. Ecco qua. Questo vuol dire quando stai attento ti preoccupi anche di chi hai intorno a te, no? Non devi pensare solamente a te stesso e puoi anche permetterti di pensare con gli altri. È successo quello che avevo detto, ma mi sa che non muore nessuno perché Talon sul flank ha limitato le potenzialità degli avversari. Questa è una combo bellissima, abbiamo Loka sempre per ultimate. Capiamo su chi usarli, probabilmente loro... ora lo uso il Loka perché... si allontano da me. Vabbè. Comunque su Talon ci sta a usare il Locket. Possiamo fare Q Flash. Difficile da reagire. Doppio V così non può ultare. Vayne in top, ma perché semplicemente il game per loro è perso. 1-0-18. Pick buono. Preso anche alto. C'è da dire che dalla loro team ci conterà solamente Vayne. Nemmeno così tanto. E abbiamo avuto un gran jungle, un gran mid laner. L'unico che faceva schifo era la AD Carry. E... abbiamo Exodus ma non serve. Prendiamo l'assist. Potremmo morire doppio V sui minion per salvarci. 1-0-22. Allora, vedo che ci arriva qualche honor. Potrebbe onorare tutti quanti Talon. Se Talon ci onora però siamo contenti. Anche perché la prima giocata l'abbiamo fatta partire noi. E resto qui sul filo di un rasoio attendendo un honor di Talon. Ma sì, mi onorerà sicuramente, ragazzi. È impossibile che non mi onori. C'ho rabbia. Ho moltissima rabbia. We love you, Paolo Cannon. We love you, Paolo Cannon. Ventudes. Ventudes. Support Gap. Support Gap. Mwah. Mwah. Ale. Paolo Cannoni!